Oggi siamo qui però a rinnovare un patto con la memoria. Con la memoria e con la tradizione, sia cristiano che ambrosiano nello spirito profondo, che è quello di Giuseppe Lazzati. E compiere questo è un gesto antico e sempre nuovo, che è raccogliere un testimone e passarlo a chi deve venire. Vuol dire sottolineare una continuità politica, una continuità culturale, una continuità spirituale. E infatti il premio Lazzati, che è stato costituito quasi 30 anni fa per iniziativa allora di un amico carissimo, il professor Ancarani, allora mio predecessore in questo posto, è un modo per richiamarci e richiamare tutti all'importanza di una cosa fondamentale, lo spirito di servizio. Lo spirito di servizio è una componente essenziale della cittadinanza attiva, cui il professor Lazzati ci richiamò fino all'ultimo con Città dell'Uomo, ed è una componente essenziale per riuscire a creare una convivenza buona. In questo Lazzati è stato un maestro, maestro di vita oltre che maestro di scienza, perché in vari passaggi del paese, della città di Milano, si è sempre posto al servizio, lasciando per un momento, per quello che era necessario, le sue competenze, i suoi amori, cioè i padri della Chiesa, per cui in nome di questo è stato padre costituente, è stato poi direttore dell'Italia, è stato presidente dell'Azione Cattolica, è stato rettore. Ogni volta si è messo a disposizione e già ci avviciniamo ad alcune delle motivazioni che ci hanno suggerito di conferire a Giuseppe Guzzetti questo premio. Spirito di servizio che è stata la costante anche di quelli che ti hanno preceduto, Beppe, i poeti come Turoldo e come Luzzi, i cardinali Ravasi e Martini, lo storico Rumi, il sociologo compianto, autore del rapporto per tanti anni Zucchetti, e il prete Monsignor Barbareschi, che ha rappresentato un punto di riferimento per molti di noi. Oggi è la prima volta che premiamo, dopo quasi 30 anni, un amministratore pubblico. Direi che per noi, rispetto a molte opinioni correnti, è un atto di coraggio, ma direi che effettivamente, per questo tutti i membri del Consiglio Direttivo si sono trovati d'accordo, è evidentemente il riconoscimento di qualcosa di importante che Giuseppe Guzzetti ha rappresentato. Vedete però, le istituzioni, le vicende delle istituzioni pubbliche e privati sono anche incontri di persone. E oggi qui siamo anche per alcune componenti di carattere personale e riguardano Giuseppe Guzzetti e il sottoscritto. Nel 1979, 40 anni fa, io passavo al Corriere della Sera, dopo una splendida esperienza di poco più di un anno con Piero Bassetti e poi in altri giornali, e tu diventavi presidente della Regione Lombardia. Tant'è vero che da una parte, come uno dei tanti doni che mi ha dato la vita, avere incontri con persone, testimoni di eventi straordinari, eccetera, e in queste vicende fortunate annovero l'aver imparato a conoscere Giuseppe Guzzetti. Il 3 ottobre del 1979 sul Corriere uscì la prima intervista tua da presidente che io ti feci, in cui bene o male, credo, chi vorrà andarsela a leggere, ti ho fatto far fotocopia se tu vorrai rivederla, c'è contenuto non solo il carattere, ma quelle che sarebbero state poi le prospettive successive del tuo lavoro, che sono in buona sostanza, e le ricordo non per un compiaciuto amarcord, ma proprio perché sono le caratteristiche che credo escono da quell'intervista, ma hanno accompagnato la tua storia di carattere innanzitutto. Cito le tue parole di allora: carica, determinazione, entusiasmo, ci aggiungo io per quello che accadde quel giorno, sobrietà e stile. Tu arrivasti in regione senza un segretario e senza un autista. Chi
ti aveva preceduto, ma non perché fosse, volesse staccarsi da te, ma semplicemente perché allora c'era un patrimonio anche di chi veniva da esperienze precedenti, aveva queste dotazioni. Secondo, la linea politica, l'autonomia regionale, l'efficienza delle istituzioni e soprattutto la politica dei fatti, non degli annunci. Questo devo dire, devo riconoscerlo, anche perché io non ero tenero nel fare il mio mestiere. Allora i giornalisti facevano questo il mestiere, non facevano l'ecolalia di quello che accadeva nei palazzi, ma andavano a scavare e devo dire che non ero tenero, ma nello stesso tempo non posso non sottolineare questo aspetto su fatti importanti. Penso alla vicenda della diossina, penso alla vicenda dei parchi e del piano urbanistico, penso alle trasformazioni, perché nel 1982, non dimentichiamoci che la crisi non è del 2007 importata dagli Stati Uniti, ma la crisi da noi nasce da allora con la deindustrializzazione e il trasloco in altri paesi. Terza cosa, il rispetto per gli altri. In un momento delicatissimo, il rispetto degli altri voleva dire rispetto per gli alleati di governo, PSI, PSDI, PRI e per alcuni aspetti anche col PLI, ma rispetto anche degli interlocutori. E così eravate rispettati. Partì Bassetti, ricordo, con i suoi rapporti privilegiati, ma perché privilegiati pensava a avere un certo tipo di consenso su certe riforme col PCI, e tu lo portasti avanti trovandoti a confrontarti, tanto che riusciste come politici allora avere questo quadro di Milano e della Lombardia, presidenza tua in regione, presidenza di un esponente del PCI in provincia e a Milano un sindaco socialista, che allora non eri tu, ma poi saresti arrivato anche tu, Borghini. E devo dire, da ultimo, il senso del limite, che poi è l'umiltà personale, ma anche una strategia. Una strategia perché, tu ti ricorderai senz'altro, 30 marzo 1984, se proiettate quella fotografia che abbiamo preparato, 1984, quindi 8 anni prima, benvenuto al rettore Anelli, che anche lui ci aveva assicurato la presenza, 8 anni prima che scoppiasse Tangentopoli, e quindi per vedere come chi allora era sensibile ai mutamenti, alla trasformazione, Giuseppe Guzzetti e i suoi collaboratori dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione invitarono il Cardinal Martini nell'aula consigliare a tenere un per me memorabile discorso, ero presente, su esiste un'etica del lavoro pubblico, problemi e motivazioni. Consentitemi di leggere solo un passaggio di questo, perché alla luce di questo passaggio capite molte delle cose successe dopo. Il fatto che il datore di lavoro sia lo Stato può essere un fattore che la ostacola anziché favorirla, la professionalità. La politicizzazione, o meglio la particizzazione, introduce altre fedeltà che non sono sempre compatibili con quella al proprio compito. Più in generale, il lavoro della cosa pubblica manca degli stimoli tipici del lavoro nella cosa propria. Questo vuoto rischia di essere occupato da interessi devianti se non è sufficientemente forte la motivazione etica. Questo per dirvi, per ricordarvi, perché molti siete stati compagni di viaggio nell'attività amministrativa, istituzionale, politica di Giuseppe Guzzetti, per dirvi cosa voleva dire allora la politica, pur su fronti diversi, con ispirazioni diverse, nella Lombardia e nella Milano di allora. Ecco, poi è andata come è andata, lo sappiamo, però resta il fatto che questo discorso della formazione è stata una delle grandi preoccupazioni di Guzzetti, e poi abbiamo visto, per quello che è successo, com'era vederlo lontano. Poi 87 sei andato a Roma, hai fatto senatore, hai fatto il presidente della Commissione degli Enti Locali, a
la sua presidenza, voglio ricordarlo, si deve la riforma degli enti locali e l'elezione diretta del sindaco, che fu il tentativo della risposta della classe politica a Tangentopoli, a quello che è successo, e poi evidentemente le cose sono andate. E qui non seguo, soprattutto perché poi ci penserà il professor Bazzoli, che ha accettato così carinamente di tenere lui la parte, una volta si chiamava laudatio, no? Questa della esposizione dei motivi di riconoscenza. Ecco, ma e qui concludo, noi ci siamo rincontrati nel momento in cui ho avuto responsabilità in questa fondazione, grazie alla collaborazione dell'Università Cattolica fin da allora, adesso c'è il problema, ma allora avevo visto Cesareo, eccolo lì, Cesareo e la sua scuola, incominciare poi da Zucchetti eccetera, abbiamo dato vita a quel rapporto sulla città che è stato il modo di monitorare le trasformazioni culturali, politiche, sociali di questa città e di questa. E lì noi abbiamo potuto contare sul sostegno, che è stato evidentemente un sostegno anche pratico e di tipo economico, ma è stato soprattutto un incoraggiamento, che è stato quello della Fondazione Cariplo ed è stato quello di Giuseppe Guzzetti. Quindi l'augurio sulla scia di questo, lasciamelo dire Beppe, quello di poter, una volta che tu non avrai più responsabilità di quel genere, poter contare su di te per il comitato dei sostenitori, saresti in buonissima compagnia. Ho visto alcuni di quelli che ne fanno parte arrivare, anche lì non li cito perché se no non fare l'elenco sarebbe lungo, comunque di quello, e poi sperare evidentemente nel successore che abbia la stessa simpatia, la stessa capacità di vedere lontano che hai avuto tu nel sostenere una fondazione culturale di ispirazione cristiana che rimanda a Lazzati, rimanda ai tempi della Costituente e rimanda all'ispirazione democratica, all'ispirazione politica, culturale e civile dei cattolici democratici. Grazie Beppe. E procediamo con... giusto? Perfetto. Allora, leggo la motivazione, la parte abbreviata evidentemente, perché sennò sarebbe troppo, per quello che ho scelto di fare un discorso a braccio. La sintesi è: Giuseppe Guzzetti lascia una realtà ben organizzata e viva, proiettata verso il futuro e capace di innescare processi innovativi. Assegnando il premio Lazzati a Giuseppe Guzzetti, Ambrosianeum si associa al sentimento di corale riconoscenza che la Regione, lo Stato e i corpi intermedi gli riconoscono. Ambrosianeum manifesta la propria gratitudine all'uomo che si è posto sempre al servizio delle istituzioni, del bene comune, della persona, e dall'amico, suggerendolo alla società civile come esempio da emulare, e dalla Chiesa come testimone di cristiano lungimirante impegno nel mondo, capace di visione generale, di coraggio, di apertura, di innovazione. Tutti i fattori di cui oggi sentiamo più che mai bisogno. Targa, qui è riprodotto. Grazie. Una vita al servizio delle istituzioni, del bene comune, della persona. Molto bene, grazie. E una rappresentante della famiglia Lazzati, che è un'artista ormai affermata nel campo della fotografia, Margherita, visto il tuo amore per la montagna, ti fa dono di una sua opera. Grazie. 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 Gli facciamo dire qualcosa? No. No? Dite voi. Posso aggiungere io una piccola motivazione? Una motivazione familiare. La passione per la montagna ci accomuna. E la famiglia Lazzati è montanara come passione, ma ognuno di noi, dei 14 nipoti, 15 nipoti, io parlo a nome degli altri 14, hanno tra i loro ricordi più belli
La sequela in montagna di Giuseppe Lazzati, lo zio Beppi, che non solo col suo passo ritmato ci ha educati a un rigore, a uno sguardo verso l'alto, ma alla grande passione dei cori alpini. Quindi oggi è un insieme di ricordi bellissimi che ci uniscono per merito di Giuseppe Guzzetti. E l'altro pensiero va ai precedenti grandi amanti della montagna, Cardinal Martini e Giovanni Barbareschi. Che sono lì. Grazie. Siediti se vuoi dire qualcosa. Com'è? Vuoi prenderla in mano? Sì, mi sono alzato. Anche tu, Margherita, con la tua tua foto. Bene. Vuoi dire una parola? Uscite se siete giovani. Sì. Bene, buonasera a tutti. Io sono in un grande imbarazzo, una grande difficoltà, non mi aspettavo il premio, sì, perché me l'avevi preannunciato, ma... Ho dovuto faticare, non lo voleva, eh. Perché con noi il nostro arcivescovo e tante autorità, tanti amici con i quali abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita, perché ormai sono abbastanza fine corsa e quindi... Quello che dovevamo fare abbiamo fatto, cerchiamo di averlo fatto al meglio, di aver lasciato un buon ricordo. Ho un primo sentimento di grande gratitudine nei confronti della Fondazione Ambrosianeum per avermi dato questo premio nel nome di Giuseppe Lazzati. È già stato detto, ma nella mia gioventù Lazzati è stato un testimone, è stato un esempio di impegno civile di un cattolico impegnatissimo, la Costituente, in un momento delicato politicamente, direttore dell'Italia, dove c'erano discussioni non banali su quale doveva essere la prospettiva del nostro Paese, le alleanze politiche. L'Italia rappresentò sotto la sua direzione un momento molto importante di definizione, di approfondimento di questo tema importantissimo che era quello delle alleanze politiche del futuro del nostro Paese. Io ho un ricordo personale del professor Lazzati quando, perché già nel mio collegio avevo incominciato, era l'ultimo anno, a essere un po', come dire, colpito dal virus. Allora non era la politica, era l'impegno nel sociale. Io ho studiato per una vita al Ballerini di Seregno, per cui ho accompagnato il mio rettore in questa casa, so di aver fatto due o tre piani, un paio di piani, in questa casa dalle parti di via di Porta Ticinese, per invitarlo a venire nel mio collegio a tenere una relazione a noi degli ultimi anni del liceo sull'impegno civile, l'impegno dei cattolici, cattolici e laici, perché questo era pure un tema allora di grande attualità. Quindi darmi un premio nel nome di Giuseppe Lazzati mi onora, come voi potete ben immaginare. Devo anche essere grato alla Fondazione Ambrosianeum, che in questi anni, lo ha ricordato di sfuggita Marco Garzogno, ha rappresentato nel panorama delle istituzioni civili, sociali, culturali, ha rappresentato e rappresenta, tra l'altro, una fondazione fondata da Lazzati, Falck e il Cardinal Schuster. Diciamo, la fondazione Ambrosianeum in questi anni ha rappresentato, attraverso, soprattutto lo ha ricordato Marco, questo rapporto annuale, un momento importante di conoscenza della realtà sociale, istituzionale, economica, culturale che viviamo, e anche come stimoli, come sollecitazioni a istituzioni pubbliche e private di un impegno che non poteva essere, come dire, non assunto
vorrei citare alcuni titoli di questi rapporti a conferma delle mie affermazioni. Milano risponde alla crisi, Milano una welfare city. Milano dentro la crisi oltre, Milano la metropoli si fa universale. Milano città metropolitana e cultura da vivere, del vivere contemporaneo. La grande Milano alla prova del futuro, idee e culture per un new deal. Temi tutti molto impegnativi, Marco. E devo anche dire che la nostra fondazione, di alcune di queste ricerche, tu ne sei a conoscenza, ne abbiamo anche parlato, di alcune di queste ricerche, di questo rapporto, ho fatto anche utile memoria per alcune scelte e alcune nostre attività di Fondazione Carpio. Naturalmente sarebbe bello, ricordare la giovinezza, il Collegio Ballerini, preti, laici, fantastici, educatori, che stimolavano molto la gioventù di allora, in questi nostri collegi, l'impegno politico, cioè, però devo farla molto breve, se no vi stufate e perdo tutto il vantaggio dei premi che mi avete assegnato questa sera. Vorrei dire che facendo un po', non so la parola forse impegnativo, consuntivi, ma i consuntivi li farò quando smetterò di avere l'impegno pubblico, ma voglio dire da dove sono nato, da dove bambino ho visto la fatica dei contadini, io sono nato alla Cascina Piatti di Turate per capirci, no? La fatica di questa gente che però aveva un senso dell'onestà, la parola, allora l'onestà, ma avevano il senso della comunità, che è una cosa che mi ha seguito in tutta la mia vita. Se uno stava male, bisognava tagliare il fieno, perché se poi pioveva glielo rovinava, gli altri gli davano una mano. Questa era la comunità, ma era anche la solidarietà. Solidarietà che trovava in quei preti, tengo a dire che diocesi di Milano, io ho sempre rivendicato di essere un ambrosiano, no? Ad Appiano Gentile, poi lo studio stava a Como, questa era un'altra storia, e questi preti, che questo senso della solidarietà, hanno inventato le cooperative di consumo, le mutue, perché non c'era nessuno strumento per le malattie, no? Che inventavano delle cose incredibili quando questi contadini avevano delle situazioni difficili. La morte, per esempio, di una mucca era un disastro per una famiglia, che la mucca dava il latte, faceva il burro, aveva il vitello, vendeva il vitello, i pochi soldi, se no era tutto in natura, pagavano gli affitti in natura col verano. E questi predichi si inventano questa cooperativa per cui, se capita questa disgrazia, tutte le famiglie si quotano per una certa quantità, di carne, in modo da dare i soldi al contadino per poter rimpiazzare. E queste cose ti seguono nella vita, la comunità. E oggi in Fondazione Carpio, devo dire, noi eroghiamo tanti soldi, facciamo tante cose importanti, per esempio nella ricerca, l'ambiente, l'arte e cultura, vedo qui in sala diversi colleghi, il Don Gino che è un pericolo pubblico numero uno quando viene a proporti le sue iniziative, no? Vedo Moccianica, vedo Frattini. E noi in questi anni siamo stati una fondazione, dico subito, per merito di chi ci lavora. Noi abbiamo una squadra, consentitemi questo termine, di assoluto valore, di grande qualità. Poi certo la Commissione Centrale, il Consiglio, il Presidente deve avere delle idee, deve sapere dove condurre questa squadra, deve fare delle scelte, deve affrontare temi che all'apparenza sono temi senza risposta. Pensate all'invenzione dell'edilizia sociale. C'erano dei matti, avremmo distrutto il patrimonio della fondazione, il mercato immobiliare, ma noi avevamo capito che a una domanda sociale,
alla quale nessuno stava dando risposta. Studenti universitari, giovani coppie, anziani, immigrati che lavorano, che possono pagare un canone, ma non quello di libero mercato. I giovani professionisti, che neanche più riescono ad accedere per l'abitazione ad affitti a libero mercato. Abbiamo fatto una ricerca, abbiamo capito che lì si poteva fare. E grazie a chi lavora in Fondazione Carpo, questo poi oggi è un programma nazionale di grande. Quindi affrontare temi, esplorare strade, erogare soldi è un mestiere relativamente facile, bisogna farlo bene, ma non è che ti esalta tantissimo. Ti esalta se accanto a questa attività tu hai sempre una capacità di innovare in questi settori. E l'innovazione ha portato ad avere, ecco che torna fuori la parola di quella solidarietà che io ho visto nella mia infanzia, ti torna fuori la parola comunità. La fondazione di comunità, che anche questa è un'iniziativa che abbiamo inventato in questa nostra fondazione, oggi e a livello nazionale, anche la Fondazione Con il Sud sostiene la comunità, il welfare di comunità, perché la comunità è un territorio, è un luogo dove vivi, dove hai relazioni, dove vedi la condizione di quelli che stanno bene, quelli che, che suscita la solidarietà. Se tu questi che vivono nella comunità li chiami attorno a un tavolo, fa in modo che tutti partecipano a dare una mano perché migliorino la solidarietà. Comunità e solidarietà, le due parole. E accanto a tante cose importanti abbiamo sempre avuto chiaro che una funzione, un obiettivo irrinunciabile di una fondazione come noi è quello di fare in modo che nelle nostre comunità la coesione sociale non deve essere un obiettivo, ma una condizione di vita di chi ci vive. Chiunque viva in una comunità, sia esso uno come noi, in una condizione di normalità, ma anche chi è in una condizione di fragilità, in una condizione di disagio, di minoranza, di minorità, di svantaggio, chiunque viva in una comunità deve essere sempre sentirsi pienamente realizzato. E questo naturalmente vuol dire che la povertà infantile, familiare, la condizione del disagio giovanile, la fragilità dei nostri anziani, la condizione di integrazione di chi viene fuori dalla nostra comunità ma ha una voglia grande di integrarsi, e noi dobbiamo creare le condizioni perché possano integrarsi, noi non condannarli all'emarginazione, al ghetto, e tutte queste sono assolutamente priorità che stanno, forse vengono prima della ricerca, dell'ambiente, dell'arte e cultura, che hanno pari dignità nella nostra azione, ma questi problemi sociali nella nostra Fondazione Caripro sono sempre stati problemi che hanno visto una particolare attenzione e soprattutto delle iniziative con obiettivi forse ambiziosi di dare risposte a questi bisogni sociali. L'ultima è questa della povertà infantile a Milano. I 21.000 bambini in condizione di povertà assoluta a Milano. Nessuno ci credeva, ancora oggi quando diamo questo dato molti dicono ma è proprio così, sì è proprio così. E noi la povertà infantile, questo è l'obiettivo della Fondazione Caripro, nei prossimi 3 anni con una collaborazione forte con il Comune di Milano, una collaborazione con quel tessuto, ecco la comunità che torna fuori, quel tessuto per fortuna di associazioni, altre fondazioni, ONLUS, imprese sociali, cooperative sociali che stanno già sul territorio, ma che oggi fanno solidarietà, fanno compattezza, perché in 3 anni questa povertà da Milano deve sparire. Questo
un po' quello che abbiamo cercato di fare. Grazie, fermati qua così. Allora, stacco musicale. È nato nel 49, intanto loro si sistemano, è nato nell'ambito dell'Associazione Alpini e quest'anno 60 anni dalla fondazione. Giuseppe Guzzetti ama la montagna, abbiamo proiettato apposta quella foto. Lui è del Cardinal Martini sulla Marmolada, giusto hai detto? Non so chi è l'altra persona al fianco, alla destra di Martini, comunque la scalata più bella l'abbiamo fatto sul Gran Zebrù. Capito? Quindi oggi sappiamo anche le... Gran Zebrù. Beh, benissimo, sono contento. Mi serve di domandare questa a chi? Per cui c'era la foto. Quindi, mi pare tre, maestro. Possiamo cominciare? Direi di sì. Perfetto. A lei. Grazie.
Grazie a questo prima tranche. Adesso diamo la parola al professor Bazzoli, che terrà il discorso ufficiale di ricordo di tutto ciò che ha caratterizzato l'attività di Giuseppe Guzzetti. Prego. Voglio dichiarare subito di avere esitato ad accettare l'invito di rendere omaggio questa sera a un amico, Giuseppe Guzzetti. E ho esitato proprio a motivo dell'amicizia, che come le cose più preziose custodite nel cuore dell'uomo rischia, nel dichiararsi pubblicamente, di snaturarsi, quasi di tradirsi. Ma c'è una seconda ragione che mi tratteneva dall'accogliere l'invito rivoltomi. Io conosco direttamente solo l'ultimo periodo della vita e dell'attività di Guzzetti e quindi non potrei parlare con cognizione di causa degli incarichi pur significativi di carattere politico e amministrativo da lui ricoperti in precedenza. La nostra frequentazione non risale infatti oltre la fine degli anni 90. Mi è stato replicato che interessava non tanto un ritratto completo di Guzzetti, ma una testimonianza da parte di chi ha seguito da vicino il suo operato. Solo una testimonianza, dunque. Ma allora sì, una testimonianza non solo posso, ma mi sento quasi in obbligo di darla, perché è giusto che coloro che verranno dopo di noi sappiano ciò che Giuseppe Guzzetti ha fatto per il nostro Paese. E più specificamente come abbia il merito, perché questa è l'opera a cui si è dedicato principalmente negli ultimi due decenni, di aver costruito in modo professionale, efficiente e lungimirante le fondazioni ex bancarie che rappresentano, io lo voglio affermare e sottolineare, una delle rarissime novità positive realizzate negli ultimi decenni in Italia. Ed è facile a questo proposito ipotizzare come proprio la specificità di questi enti, in quanto dotati di importanti risorse finanziarie e chiamati a decidere come distribuirle, avrebbe potuto altrimenti trasformarli in veicoli di enorme corruzione. Se la nostra vicinanza e collaborazione, come ho appena detto, è iniziata nella seconda metà degli anni 90, voglio subito sottolineare che egli è da allora diventato per me una figura di riferimento imprescindibile. Consentitemi di citare un'altra straordinaria figura che io ho avuto come riferimento fino alla fine degli anni 90 nella mia avventura bancaria, Nino Andreatta. Credo che non sia fuori luogo, nel contesto di un discorso riguardante Guzzetti, fermare per un attimo la vostra attenzione su Andreatta, perché questo richiamo è suggerito non solo dalla mia vicenda personale, ma anche da una importante circostanza storica che ricorderò tra poco. Guzzetti e Andreatta. Due personalità diversissime tra loro, anche dal punto di vista del rapporto di amicizia che io ho avuto con entrambi. Perché Nino fu quasi un fratello per me, con una confidenza e una familiarità che ho avuto con minore facilità con Beppe, austero, sempre riservato ed essenziale anche nelle manifestazioni affettive più vere e più profonde. Nino era l'uomo che proponeva idee a getto continuo, che tracciava indirizzi di pensiero. Beppe è l'uomo che ha saputo assumere e programmare obiettivi di grande rilevanza istituzionale e sociale, dimostrando di possedere tutte le qualità morali e professionali necessarie per realizzarle. Proprio la loro diversità mette in luce la ricchezza dei filoni e delle vocazioni plurime in cui si è manifestata e ha dato frutti nei singoli e nelle tradizioni sociali a Trento, a Milano, a Bologna,
una scuola di formazione e di educazione cattolica che ha le stesse radici. Si tratta in vero di due figure di laici che hanno espresso in modo esemplare una vocazione civile di coerenza con il messaggio evangelico, ispirata, mi pare di poter dire, per entrambi, da una fede sicura, limpida, senza inquietudini, derivata da un'educazione familiare, direi all'antica, lombarda, delle valli comasche, in un caso, tridentina nell'altro. Ma lasciatemi anche dire che non è da trascurare l'impronta della DC. In fondo un partito che è stato comunque capace di mettere in campo una classe dirigente di alto valore, sia formandola, Guzzetti fu cresciuto a questa scuola, sia attirando dall'esterno gli esponenti migliori della società civile, professionisti e docenti universitari come Andreatta. Vi sono molte forme di laicità, così come sono molte le espressioni del cattolicesimo. Ne era convinto uno studioso come Don Giuseppe De Luca, buon conoscitore del cattolicesimo italiano, negli anni che precedettero il Concilio Vaticano II. Era un tempo in cui l'unanimità organica della Chiesa sembrava un dato di fatto incontrovertibile. Egli sosteneva invece che molti erano i modelli a seconda degli approcci e delle storie concrete nelle quali si erano inverati. In realtà il cattolicesimo italiano è sempre stato plurale, non solo per effetto delle sue tradizioni popolari, ma anche per la sua forma culturale di inevitabile contaminazione con la realtà storica. Del resto, nel principio cristiano dell'incarnazione è insita la necessità della vicinanza e della condivisione dell'altro nelle situazioni concrete. Condivisione sia personale che pubblica. Bene, per quel che io ho conosciuto, posso testimoniare che quella di Guzzetti è stata proprio una lunga militanza in questo senso, personale e pubblica. Poiché questo mio intervento si propone solo, come ho detto, di offrire una testimonianza sulla sua attività pubblica dell'ultimo periodo, non farò alcun cenno alla sua vita privata. Tra l'altro, l'estrema riservatezza e il pudore che caratterizzano, che lo caratterizzano, mi avrebbero comunque sconsigliato di sfiorare argomenti su cui raramente egli ha concesso confidenze. Mi limito ad accennare ai rapporti di amicizia. Come ho già detto, saldissimi, veri, ma gestiti sempre con gesti scabri e con poche parole. Rapporti personali che vengono talvolta presentati all'opinione pubblica nei termini negativi di una complicità, come se avessero potuto condizionare le scelte, mentre era vero esattamente il contrario. Ogni mancato allineamento sui progetti che gli stavano a cuore lo portava a essere inflessibile e duro anche con gli amici. Sempre, cioè, per lui valeva magis amica veritas. La verità, cioè, mi permetto però di osservare sorridendo, era quella che a lui appariva come la cosa giusta da fare. Nell'attività svolta da Guzzetti prima di diventare nel 1997 presidente della Fondazione Caripro, riferisce succintamente la motivazione del premio. No, ecco, la motivazione letta ha riferito succintamente, ma la motivazione completa è molto analitica. Meriterebbero però di essere ricordati tanti episodi che affiorano a fatica, devo dire, dalla ritrosia dei suoi racconti e che riportano significativamente proprio ai suoi anni più giovanili. L'ha ricordato prima il suo primo contatto da studente liceale proprio con Giuseppe Lezzati, o come un intervento quando era appena arrivato come matricola di giurisprudenza alla Cattolica per perorare e vincere una causa di contadini davanti al Ministero dell'Agricoltura. Così come a me
a me appare altrettanto carico di significato, quasi un presagio, il fatto che egli si sia laureato alla Cattolica con il professor Feliciano Benvenuti, il mio stesso maestro, con una tesi sulla Cassa Depositi e Prestiti, tema su cui egli avrebbe successivamente esercitato un ruolo molto importante. La mia vicinanza a Guzzetti data, come ho detto, dal momento in cui egli è diventato presidente della Fondazione Calipra. E voglio ricordare nuovamente Nino Andreatta, perché fu lui a sostenere e a spiegare a me, questo tu non l'hai mai saputo, a me, che personalmente non conoscevo, l'avevo visto solo una volta fuggevolmente al grattacielo come presidente della Calipra, e che per combinazione conoscevo invece il candidato concorrente, a spiegare a me come Guzzetti fosse il candidato ideale a tale presidenza. 3 anni dopo egli divenne anche presidente dell'ACRI, associazione che riunisce tutte le fondazioni di origine bancaria in Italia, carica che ha ricoperto fino ad oggi. Ed è in questa duplice veste che egli ha dato un contributo prezioso, davvero incomparabile, alla crescita civile e al contenimento delle emergenze sociali del nostro Paese. Un uomo di potere, in effetti, tutto quello che decideva Guzzetti sembrava destinato al successo, come se il suo potere fosse invincibile. Anche se in realtà, lo dico tra parentesi, alcune delusioni le ha subite. Ma ciò è accaduto quando Guzzetti, per cui vale il codice d'onore fondato sulla parola data, io non ho mai praticato la doppia verità, dice, è stato tradito da qualcuno di cui si era fidato. Un potere, perché quindi di un potere effettivamente si è trattato, sempre esercitato per realizzare in modo appassionato progetti alti e nobili, progetti nati da una visione delle cose del mondo che trovava le sue radici in un cattolicesimo, cito, formatosi non solo nelle convinzioni e nei libri, ma nella protezione e nella tutela degli ultimi. Guzzetti è stato veramente perno del sistema, come è stato detto da Paolo Bricco nell'intervista comparsa, una delle poche interviste di ordine personale, comparsa qualche mese fa sul Sole 24 Ore. Punto di equilibrio tra mondi distanti e differenti. Esempio di razionalità non corrotta e non corruttibile in un'Italia opaca, vischiosa, e in cui il confine tra il bene e il male sembra non esistere più. Guzzetti non vuole essere definito, per la ragione che spiegherò tra poco, padre delle fondazioni di origine bancaria, ma di essi egli è stato, se non l'ideatore, il grande costruttore, perché ha dato un contributo fondamentale alla definizione del loro ruolo e alla difesa della loro natura. Nello stesso tempo, proprio in tale veste, egli ha svolto anche un ruolo importante nel processo di trasformazione e modernizzazione del sistema bancario, diventando un interlocutore riconosciuto e insostituibile delle massime istituzioni del nostro Paese. Di questo duplice impegno sottolineerò adesso sinteticamente alcuni passaggi che ci hanno visti impegnati in una proficua collaborazione. Nella legge Amato, nel 1990, sotto la spinta della seconda direttiva europea in materia creditizia, si era avviato il processo di trasformazione del sistema bancario italiano, separando la gestione delle banche e casse di risparmio, trasformate in SPA, dalla loro proprietà, attribuita a una nuova entità giuridica, all'inizio definita ente conferente, in seguito poi diventata fondazione. La legge Amato non aveva previsto un assetto normativo stabile per tale ente, né aveva chiarito i loro scopi.
nacquero quindi come soggetti senza finalità, una vera mostruosità giuridica, che difatti Amato, il padre della legge, giunse a ripudiare, definendo tale esito Frankenstein, salvo rivedere poi questo giudizio attribuendo a Guzzetti il merito di avere traghettato, come Mosè, le fondazioni verso la normalità e l'efficienza. L'idea di attribuire alle fondazioni di origini bancarie i compiti che oggi le contraddistinguono e con ciò di dare loro un'anima fu di Nino Andreatta. Ecco anche la ragione storica del mio precedente richiamo. Poiché i patrimoni amministrati dalle casse di risparmio erano stati accumulati nel tempo sulla base di sottoscrizioni private, secondo Andreatta la legge avrebbe dovuto, cito le sue parole, assicurare per tali patrimoni privati una funzione di interesse sociale. Egli pensò che andasse colta l'eccezionale occasione, rappresentata, come ho detto, proprio dalla presenza di enti dotati di cospicui mezzi, ma privi di scopi, per dotare il nostro Paese di una categoria di soggetti di natura privata, ma operanti nell'ambito sociale, categoria di cui sono ricche altre nazioni, anzi che hanno fatto la ricchezza di altre nazioni. Questa visione fu accolta dalla legge Ciampi, che provvide altresì ad abolire l'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche confederitarie, disponendo l'obbligo opposto, quello di procedere cioè alla cessione del controllo, che veniva premiata anche da un regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. La Fondazione Cariplo, guidata da Guzzetti, fu la prima ad avviare il programma di dismissione della banca posseduta, fungendo quindi da apripista alla privatizzazione e quindi alla modernizzazione del nostro sistema bancario. La Cariplo SPA fu ceduta all'allora Banca Ambrosiano, la cui offerta fu preferita dalla Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione a quella concorrente presentata dalla Banca Commerciale Italiana. Per ragioni di brevità non vi riferirò quali sono state le motivazioni che poi hanno portato Guzzetti a fare questa scelta, che poi si è rivelata prodromica alla storia dei successivi vent'anni fino ai nostri giorni. Perché dopo che per lungo tempo si è guardato in modo positivo agli investitori istituzionali di breve periodo, l'importanza dei temi relativi alla sostenibilità del business e dei ranking ambientali e sociali che aveva condotto a fare questa scelta, oggi porta a valutare nuovamente in termini positivi la figura dell'investitore stabile e paziente. La lungimiranza di Guzzetti nell'operazione di cessione di Cariplo è dimostrata dal ruolo centrale che la Fondazione ha potuto esercitare da allora anche in seno a Intesa San Paolo. Ruolo di stabilizzazione della proprietà e di appoggio ai responsabili della banca in alcune cruciali decisioni strategiche, come l'acquisto della Comit, la fusione con San Paolo IMI, il tempestivo aumento di capitale del 2011. Se questo è il ruolo positivo che la Fondazione Cariplo ha svolto nella vita di quella che nel frattempo è diventata la più importante banca italiana, l'impegno fondamentale e il grande merito di Guzzetti vanno identificati soprattutto, come si è detto, nell'aver guidato le fondazioni di origine bancaria dalla nascita sino ad oggi, dotando il nostro Paese di enti la cui presenza nella nostra società appare oggi irrinunciabile. Si trattava di un compito estremamente arduo e complesso, una vera e propria sfida, perché richiedeva professionalità e capacità di, nello stesso tempo, capacità di visione ideale,
tanto sul lato della gestione delle fondazioni quanto su quello delle loro erogazioni. All'uopo Guzzetti, appena insediato, aveva inviato i giovani collaboratori della fondazione a imparare, soprattutto in America e nei paesi anglosassoni, come funzionano le grandi fondazioni. Il primo aspetto riguardava la gestione del proprio patrimonio. Questo all'origine consisteva nella proprietà delle banche trasformate in SPA. La prima fase fu dunque quella della cessione delle stesse. Ho appena ricordato che la Fondazione Caripo fu la prima a procedere in tal senso vendendo la banca Lambrovenita e tuttavia mantenendo una quota di proprietà dalla banca ceduta. Secondo la legge Ciampi, il patrimonio delle fondazioni doveva essere gestito secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da bilanciare adeguatamente conservazione del valore e redditività. Il tema della misura della quota da mantenere nelle banche di riferimento, cioè una quota tale da permettere di svolgere un ruolo nelle stesse, ma non tale da impedire una diversificazione del patrimonio investito, è un tema di grande importanza ancora oggi, perché anche successivamente è stato oggetto di discussione con l'autorità politica. Sempre con riferimento ai mezzi posseduti, risultò di grande rilievo anche la decisione presa da Guzzetti come presidente di Acri e quindi seguita da tutte le fondazioni, di entrare come azionista di minoranza, ma con uno status speciale nella persona del suo presidente, è diventato un interlocutore centrale nelle istituzioni pubbliche finanziarie. La giornata del risparmio, ossia l'Assemblea dell'Acri, è diventato un appuntamento di tale rilevanza istituzionale che hanno sempre assicurato il loro intervento il Ministro dell'Economia e il Governatore della Banca d'Italia. Un appuntamento di importanza analoga a quella mitica dell'Assemblea della Banca d'Italia. Il secondo aspetto, in realtà quello primario e qualificante, riguardava le erogazioni. Le scelte fatte dalle fondazioni di origini bancarie, in particolare dalla Fondazione Caripro, hanno veramente risposto a una visione penetrante dei bisogni della nostra società, così da rappresentare un sostegno fondamentale offerto al nostro Paese in una fase di grave crisi dello Stato sociale, oltre che di riduzione di mezzi statali a disposizione della cultura, della ricerca scientifica e dell'arte. La Fondazione Caripro è diventata davvero un polo di iniziative culturali e sociali con pochi eguali in Europa, contribuendo all'ideazione, tra l'altro, questo aspetto molto importante, all'ideazione e all'implementazione di modelli erogativi innovativi che hanno fatto scuola in Italia per le altre fondazioni, anche perché hanno incrementato la capacità di elaborare efficaci progetti sostenibili da parte degli stessi enti destinatari dei contributi. Come ha più volte sostenuto Guzzetti, al venir meno dello Stato sociale ha corrisposto provvidenzialmente l'affermazione di un welfare sociale, promosso e sostenuto sostanzialmente dalle fondazioni ex bancarie. Ma qui non posso fare a meno di ricordare che la natura e l'autonomia di queste ultime subirono un gravissimo attacco nel 2012, a seguito del tentativo del potere politico di assumerne il controllo. Con un emendamento inserito di soppiatto nella legge finanziaria per il 2002, il governo apportò infatti una modifica decisiva alla normativa vigente, prevedendo la prevalenza negli organi di indirizzo delle fondazioni dei rappresentanti degli enti pubblici territoriali. Il loro carattere privatistico-sociale contemplato dalla legge Ciampi era conservato nella forma, ma veniva sostanzialmente ripudiato. Posso testimoniare a questo riguardo, avendo seguito molto da vicino quella vicenda,
che le possibilità delle fondazioni di difendersi da questa aggressione apparivano in quei momenti davvero minime. E invece, sempre per un impegno massimo del presidente Guzzetti, una battaglia difensiva che appariva disperata approdò ad un successo pieno e definitivo. Le fondazioni ricorsero alla magistratura amministrativa contro i decreti attuativi della disposizione legislativa e il TAR del Lazio ravvisò nella legge la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale, disponendo quindi la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Quest'ultima si pronunciò con due sentenze nel settembre 2003, facendo chiarezza sul ruolo e sull'identità delle fondazioni di origine bancaria che vennero definitivamente riconosciute come persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e collocate a pieno titolo tra, cito, i soggetti dell'organizzazione delle libertà civili. In tal modo esse venivano sottratte, almeno entro certi limiti, alla disponibilità del legislatore ordinario, in quanto ancorate a principi fondamentali della nostra Costituzione. Ecco, possiamo dire che in tal modo ha trovato la migliore attuazione l'intento politico del legislatore intervenuto sulle casse di risparmio, un capolavoro giuridico che si offre come modello culturale alla società civile e al rapporto tra società e politica. Salva l'autonomia delle fondazioni dal potere politico, ma le colloca in un'area di prossimità con il sistema pubblico. Guardate, la variabile culturale è qui decisiva, perché se non si supera lo schematismo ideologico del dualismo basato sul binomio pubblico, interprete esclusivo degli interessi generali, e privato portatore di interessi irrimediabilmente particolari ed egoistici, è evidente che tra l'uno e l'altro non solo resterà un immenso spazio vuoto, ma non si faranno crescere le istituzioni verso una più ampia concezione costituzionale delle libertà e non si determinerà un'analoga e diversa crescita del privato verso una responsabilità sociale condivisa. E qui ravvisabile una piena e completa ripresa del pensiero di Luigi Sturzo circa la valorizzazione dei corpi intermedi e lo sviluppo, a partire dalla nostra Costituzione repubblicana, del concetto di sussidiarietà. Essa infatti non si dà solo in un modello verticale tra istituzioni di diverso grado, bensì anche in un modello orizzontale tra corpi intermedi e autonomie sociali. Aver collocato le fondazioni nel crocevia tra società e istituzioni segna un autentico sviluppo delle libertà costituzionali e del concetto di solidarietà. Se consideriamo tutte le sfide che sono state affrontate e vinte da Guzzetti per raggiungere questo risultato, possiamo ben parlare di un'opera compiuta da un protagonista straordinario. Nell'azione concreta, cristianamente ispirata, di Guzzetti, attraverso gli strumenti di cui è stato responsabile, si intravede un modo di agire che deriva dalla tradizione del migliore cattolicesimo lombardo. È già stato osservato come nell'operatività di Giuseppe Guzzetti sia da cogliere un'impronta dalla lezione filosofica e pedagogica manzoniana. Non per nulla è lo stesso Guzzetti che nell'intervista proprio prima citata dichiara di credere nell'intervento decisivo della provvidenza. Ma a me piace sottolineare
anche il richiamo che nella stessa intervista egli fa a un altro artista lombardo, Ermanno Olde, quando, anche qui, come ha ricordato anche stasera, ha ricordato la sua esperienza di bambino nelle cascine della pianura padana. La vita era come nell'albero degli zoccoli di Olmi, e parla di un cattolicesimo come intervento diretto, per lo più esercitato anche direttamente dai preti, come abbiamo sentito, a favore dei più umili, dei più deboli, quelli che rischiano ogni giorno e continuano a rischiare di essere travolti dalla storia. Come non riconoscere nel programma di social housing su cui Guzzetti si è tanto impegnato negli ultimi tempi l'eco di quella lontana esperienza, quando si percepiva, si diceva che senza la casa l'uomo è nulla, i valori della libertà, della solidarietà, della giustizia, della legalità hanno radici profondamente cristiane, ma per un autentico sviluppo delle società democratiche devono confrontarsi con altre ispirazioni ideali, devono dunque passare attraverso la dimensione della concretezza e la continua mediazione della competenza. Concretezza, competenza e capacità realizzative che, potenziate anche da particolare esperienza e abilità politica, sono state tra le qualità più spiccate di Guzzetti. In un tempo, concludo dicendo che in un tempo in cui la politica è degradata a livelli impensabili, il percorso di Giuseppe Guzzetti ha cercato di inverare l'ispirazione cristiana. Voglio dire che la sua riservatezza non può impedirgli di riconoscerlo. Inverare l'ispirazione cristiana nei valori civili della solidarietà, perché più persone fossero meno fragili e meno sole, e della sussidiarietà, perché le istituzioni democratiche crescessero in libertà. In ciò possiamo trovare, mi pare, la proposizione non solo di un esempio, ma di un vero e proprio modello. Un modello che servirà ad attenuare, se non a colmare, il vuoto che tutti avvertiremo a seguito della sua prossima uscita da quella scena pubblica che l'ha visto operare per decenni da grande e illuminato protagonista. Dico questo anche se io mi rifiuto assolutamente di pensare che nei modi da lui ritenuti opportuni la società italiana non possa continuare ad avvalersi dei suoi intatti talenti. Grazie. Grazie al professor Bazzoli per questo ritratto, grazie di cuore. Credo che anche, non ti faccio dire niente perché ti vedo molto emozionato. Concludiamo la serata con un paio ancora? Sì, tre o quattro canti. Volevo anche comunicare, dato che se ne è parlato prima, che il 10, 11 e 12 maggio ci sarà la Dunata degli Alpini a Milano, ed è un evento particolare, anche perché arriveranno qualche cosa come 500.000 persone. Non è così bello, semplice. Il coro, per la prima volta, il coro di un nostro tipo, di tipo popolare, canterà il 3 maggio alla Scala. Naturalmente l'invito è aperto e ci farebbe piacere che ci fosse
Lasceremo poi i nostri, dove potrete trovarci. Giacomo raccoglierà questo invito e proverà a distribuirlo. Grazie. Allora, chiudiamo. Tre direi. Sì, dobbiamo andare. Sì. Certo. Anche noi. Allora, se avete un attimo di pazienza, ci godiamo questi ultimi tre canti. Thank you.
tutti voi, grazie a Giuseppe Guzzetti, grazie a Giovanni Bazzoli, grazie alle autorità presenti, agli amici. Adesso di sotto c'è un aperitivo. Evviva, arrivederci.